La conferma ufficiale di Salvatore Molinaro ha completato il reparto avanzato del team Altamura. C'è lui in doppia cifra nella passata stagione con i Murgiani, c'è il ritorno importante di Antonio Croce, ci sono gli arrivi di spessore di Antonio Caputo e Franco Sosa. Senza dimenticare la qualità di Tiziano Prinari sulla tre quarti, la sostanza di Facundo Ganci in mezzo al campo, l'esperienza di Francesco Bertolo e Marco Schiavino in difesa. È insomma una campagna di rafforzamento di rilievo quella messa a segno dalla nuova società altamurana. Ciro Ginestra è contento della rosa a disposizione e degli elementi con cui ha cominciato la preparazione al prossimo campionato di Serie D. Per adesso onestamente siamo messi bene, naturalmente se dovesse uscire fuori qualcosa da fare anche in mezzo al campo non ci tireremo certamente indietro, però sono stracontento del lavoro della società perché ha lavorato in maniera ottimale, sono contento dei giocatori che ho avuto perché sono tutti giocatori che sono stati attenzionati da me e dal mio staff, quindi sono arrivati giocatori funzionali a quello che dobbiamo fare, però naturalmente se esce qualcosa di buono per noi, per la nostra funzionalità e per non andare a intoccare quello che è il nostro gruppo che si può integrare bene con loro, lo mettiamo dentro senza problemi. La prima esperienza alla guida del team Altamura per Ginestra si concluse con un eccellente piazzamento sul podio. È tornato al timone dei Murgiani dopo la parentesi nella stagione 2017-2018 e ha voglia di essere protagonista nel prossimo campionato. Vuole riaccendere l'entusiasmo tra i tifosi come è riuscito a fare 4 anni fa. Questa è una città che ha tanta passione per il calcio, ha tanta passione come persone. Un altro giorno quando sono venuti i tifosi al campo e hanno iniziato a cantare ci sono venuti i brividi. Noi abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di essere amati, naturalmente dobbiamo essere bravi noi a cercare di portare sempre di più, speriamo che gli abbonamenti vanno a gonfie vele perché noi abbiamo bisogno della nostra gente e sicuramente per fare questo noi dobbiamo metterci del nostro, come ho già detto nella prima intervista, dobbiamo dare tutto in campo, dobbiamo cercare di giocare un calcio brillante, un calcio che sia propositivo perché la gente si innamori della propria squadra.